Dal 1972 c'è una cooperativa con una lunga tradizione, custodita e valorizzata per realizzare un prodotto unico per gusto e qualità. Un'eccellenza dell'Irpinia, ma non solo, poiché cerniera di due tradizioni, la Campania e la Puglia, e da entrambe nasce il celebre caciocavallo podolico e quello irpino. La cooperativa agricola Molara punta sulla qualità dei prodotti, presenti nei più importanti ristoranti e gastronomie di qualità. La cooperativa agricola Molara è a Zungoli, alla via Toppo dell'Anno. Per info e contatti chiama il numero 0825 845 281. Visita il sito www.copmolara.it. Presenti anche su Facebook. Cara, stavo pensando, per il nostro anniversario vorrei portarti in posti meravigliosi che possano eguagliare la tua bellezza, visitare luoghi nuovi e viaggiare in lungo e largo una seconda luna di miele. Tesoro, insomma, ma non abbiamo un piano B? L'idea di affrontare tanti chilometri con te alla guida mi lascia un tantino perplessa. Piuttosto avrei un'alternativa molto valida. Lo Russo Viaggi, leader nel settore, offre vaste soluzioni con linee urbane, interurbane, nazionali ed estere. La tua è un'idea fantastica, anche perché lo sapevi che un bus è sicuro 40 volte più di un'auto? Possiamo viaggiare comodi e senza problemi. Lo Russo Viaggi ha un parco mezzi tutto nuovo e di ultima generazione. E a bordo troverai tanti comfort, wifi, personale qualificato e in più è un'azienda certificata ISO. Ma dove ci può portare lo Russo Viaggi? Ma ovunque noi vogliamo, possiamo scegliere tra linee mare, viaggi di piacere, eventi come concerti, partite di calcio, pensa anche gite scolastiche per la scuola dei nostri bambini. Allora non mi resta che dare una sbirciata su Facebook e Instagram per scoprire tutte le tratte di lo Russo Viaggi e preparare i bagagli. Lo Russo Viaggi a Melito Irpino alla via provinciale 6A. Per info e contatti chiama il 339-699-2284 o visita le pagine Facebook e Instagram. A Melito Irpino, una realtà consolidata, Matullo Trattoria Pizzeria, cucina casereccia, ingredienti e sapori antichi, pasta rigorosamente fatta a mano, specialità carni locali, antipasti ricchi e curiosi, angolo braceria con ampio caminetto e spazi esterni. Pizzeria con forno a legna, dolci fatti in casa, locale per ricevimenti, possibilità compleanni bimbi con animazione, menù per intolleranze alimentari su richiesta, un indirizzo affidabile e di fiducia, dove varcata la soglia si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare. Tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale, dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione. Matullo Trattoria Pizzeria è in via Libertà 12 a Melito Irpino, Avellino. Per info e prenotazioni 0825 472019 oppure 368 607532. Chiusura il martedì. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, possibilità di cambiare lo spot 3 volte in un anno, pagina dedicata sul nostro sito internet, realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social, passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio, formula di 6 mesi o un anno a un prezzo straordinario, 6 mesi euro 200, 12 mesi euro 350. Chiama i nostri referenti, Edi Di Michele 339-4560-657, Antonio Perna al 329-3531-717, Davide Iannuzzo al 380-3115-430 oppure al 328-8812-506. CRT Radio, è tutta un'altra musica.
Bentrovati dalla redazione da Nadia Sessa. Il maltempo continua a flagellare l'Italia. Evacuazioni nel Modenese per l'esondazione del fiume Panaro. Tragedia sfiorata a Gosaldo nel Bellunese, dove un ponte è crollato nel torrente sottostante, portando con sé un mezzo dei vigili del fuoco vuoto perché tre occupanti si erano già messi in salvo. Per motivi di sicurezza la linea ferroviaria del Brennero è interrotta. Forte pericolo valanghe sulle Dolomiti di Sesto. Numerose località isolate in Alto Adige. A Venezia invece è rimasto sempre sollevato il Mose. La diga ha così evitato che sulla città si verificassero tra ieri e oggi due punte di acqua alta di 130 centimetri. Sale a 3 il bilancio delle vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza di Rozzano, che ha coinvolto un'intera famiglia. Dopo la madre 39enne morta sul colpo, anche il marito di 41 e la figlia di 12 anni sono deceduti dopo essere stati trasportati in ospedale. Rimangono gravissimi gli altri due figli, un ragazzo di 16 anni ed una bimba di 10. Dall'estero, 67 agenti delle forze dell'ordine feriti e 95 persone fermate, e questo è il bilancio degli incidenti avvenuti ieri in Francia durante le manifestazioni contro la legge sulla sicurezza globale. Di nuovo in Italia, secondo Coldiretti, con il ritorno di 5 nuove regioni tra le zone gialle, hanno riaperto oltre 72.000 tra bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi, ma nonostante i cambi di colore restano chiusi il 47% delle strutture. Ed è tutto, a più tardi. Le news di CRT Radio sono offerte da... CRT! Auguro a tutti voi buone feste! Tre eroine ogni mercoledì sera vi tireranno su il morale. Di più. Faranno di tutto per il vostro bene. Di più. La loro missione è la vostra felicità. Di più. La vostra felicità è anche la loro. Di più. Mo vabbè che vabbè, ma mica davvero davvero. Cioè, capisco la grinta, la gioia, però che esagerazione è mai questa? Ma sì, esagerazione è la nostra parola d'ordine. Oh, dopo sta cazzata mi sento meglio, guarda. I feel good. Ogni mercoledì alle 22 con le Chillies Girl. Chi? Ma come? Edi, Veronica e Simona. Su CRT Radio. Tira una brutta aria. Siccome tira una brutta aria qui, perché tu sei tornata, tu sei ritornata bionda, io sono tornata scura, ci siamo scappati, esatto, un po' la parte. Sì, un processo osmotico, sì. Poi ve lo spiegheremo dopo. E intanto stasera di cosa parleremo, Veronica? Allora, vivi con... Johano! Wow! Questa sera la faccio direttamente qui. Sì, sei preparata anche per questo? Sì, sono preparatissima. Attenzione, perché Johano, insomma, è un personaggio a volte scomodo, quindi... Certo. Su cosa giocherai? Su un po' di tutto. Faccio un'insalata mista. Vedo, diciamo, che ti stai già barcamenando. Sì. Nell'accento di Yoko Ono. Sì, io Yoko Ono. No, questo lo riprovo dopo. Lo riproviamo dopo. Partiamo. Partiamo con questa data storica, perché ieri 8 dicembre cadevano 40 anni dalla morte di John Lennon. Lennon si sposò due volte. Il suo secondo matrimonio fu proprio con Yoko Ono, dal quale ha avuto il figlio Sean, e Yoko Ono per tutta la vita è stata la moglie, la compagna e poi la vedova di John Lennon. Ma percorreremo un po' quella che è stata anche la sua carriera artistica, perché oltre ad essere una musicista è stata anche un'artista dell'avanguardia. Questo e molto altro ovviamente ne parleremo subito dopo
dopo il primo brano ascoltiamo proprio lei, Yoko Ono. Yoko Ono, perché questo brano è proprio suo, si chiama Hell in Paradise, tratto dall'album del 1985 Star Peace. I testi parlano dell'idea percepita dall'umanità dell'inferno nonostante viva nel paradiso che Ono considera pianeta Terra. Dopo Walking on Thin Ice è stato il suo più grande successo degli anni 80, classificandosi al numero 16 della classifica Dance statunitense. Ascoltiamo la Yoko Ono, Hell in Paradise. Wow. Bentrovati, bentrovati, siamo qui su I Feel Good, noi siamo Eddie e Veronica. E manca la Simo, ciao Simo. Ciao Simo, ti stiamo aspettando, spero tu possa arrivare il prima possibile. Stiamo parlando di Yoko Ono, abbiamo ascoltato Yoko Ono, appunto, sì. Hell in Paradise, ma chi era lei? Dicevamo prima che fu appunto un'artista di avanguardia. Fu fra i primi membri del Fluxus, che si sviluppò all'inizio degli anni 60, e fu fra i primi artisti ad esplorare l'arte concettuale e le performance artistiche. Un esempio, per esempio, un esempio, un esempio delle sue performance è Cut Piece. Yeah. L'ho detto bene. Cut, cioè taglio. Esatto. Cut.
successo. E infatti, durante la quale stava seduta su un palco ed invitava il pubblico a tagliare con delle forbici i vestiti che aveva addosso, fino a restare completamente